Il TG itinerante a Castelfranco in Miscano, un borgo antico tra natura, via Francigena, via della transumanza, la patria del caciocavallo. Siamo letteralmente circondati da cavalli e caciocavalli, perché siamo a Castelfranco in Miscano, il comune più orientale del Sannio. Siamo al confine tra le province di Benevento, Avellino e Foggia. E qui è partita giovedì sera, ma continuerà oggi, domani. Si svolge una delle feste più rinomate d'Italia di questo prodotto eccezionale, la 23esima edizione della festa del caciocavallo di Castelfranco in Miscano. E allora iniziamo il nostro viaggio alla conoscenza di Castelfranco in Miscano volando sulla Valle del Miscano. Forse perché franco, ovvero libero da ogni tassazione o da castellum nel periodo angioino. Il Castrum Francorum sul fiume Miscano, Castelfranco in Miscano, la regina della Valle del Miscano. Nel centro storico l'antico fascino medievale, in un borgo dalla fede antica. Nella suggestiva chiesa di San Rocco, le reliquie di San Fedele. È in suo onore che da secoli si organizzava la Fiera degli Animali, che poi negli anni si è trasformata nella Festa del Caciocavallo. Nel 1826 viene costruita la Cappella di San Lorenzo. La tradizione vuole che alcuni miscredenti tentarono di rubare la statua, ma il santo la rese così pesante da essere inamovibile. E la cappella fu costruita attorno alla statua di San Lorenzo. Nel centro storico la Casa della Musica, perché Castelfranco è nota anche per aver dato i natali alla famiglia di Antonio Pappano, uno dei più grandi direttori d'orchestra al mondo. Vedete la bellezza di alcune case del territorio completamente lavorate in pietra, perché Castelfranco in Miscano è anche borgo di bravissimi scalpellini. Terra di tratturi e vie della transumanza, la Pescasseroli Candela è stata la millenaria via della transumanza, ma da qui transitava anche la via Francigena, la strada dei pellegrini e dei crociati che si dirigevano in Terra Santa. In località Tre Fontane, la stazione di posta romana, passo doganale della transumanza. Una natura spettacolare. Qui siamo esattamente al confine tra Puglia e Campania ed attraversiamo la porta di legno che ci introduce nel grande bosco di Monte Tufaro, sito di interesse comunitario. All'interno del bosco anche le fontane in pietra da cui sgorga un'apprezzatissima acqua sulfurea. Regno incontrastato di allevamento di bovini che garantiscono la produzione di un gioiello gastronomico, perché Castelfranco è la capitale campana del caciocavallo DOP. Qual è il segreto della bontà del caciocavallo di Castelfranco? La ricetta è un segreto, ma tre cose fondamentali per far nascere il nostro buon prodotto: latte, raccolto tutte le mattine e da stalle selezionate, caglio e sale e tanto amore per questo lavoro. Assume questa forma a pera sferica e ogni casaro dà l'impronta alla testolina. Tradizioni secolari che si sposano con le nuove tecnologie. Qui le stanze di stagionatura sono recuperate anche in grotte sotterranee che assicurano un microclima perfetto. Questa è stata la prima azienda in Campania ad aver utilizzato un sistema robotizzato di mungitura delle vacche. Sì, esattamente. Con questa strumentazione riusciamo ad avere il controllo su tutto l'allevamento, qualità del latte e un benessere dell'animale superiore a quello delle mungiture convenzionali. Un comune dove ci sono più mucche che cittadini, 3.000 capi per 800 abitanti. E guardate la meraviglia di questa tavolata, dove il principe ovviamente è il caciocavallo, ma anche tanti altri prodotti caseari del territorio, la ricotta, le mozzarelle, le trecce, il famoso miele di Castelfranco. Quali piatti si potranno assaporare nel corso della festa?
Nel corso della festa si potranno assaporare come antipasto 4 bruschette sempre a base di cacio e cavallo con fichi cristallizzati allo strega, riduzioni di mandarino, riduzioni di pere all'aglianico e falanghina e cacio e cavallo normale condito con olio al bergamotto. Intanto vedo la signora Maria che sta preparando dei ravioli. Che noi poi andremo a cucinare, ravioli ripieni con ricotta, cacio e cavallo, fonduta di cacio e cavallo, verdure e la terra di soppressata. Senza dimenticare le famosissime sfogliatelle di Castelfranco a base di ricotta e insaporite con lo strega. Un paradiso di profumi, di sapori che sono anche la vera prospettiva di sviluppo del territorio. Sì, una comunità la nostra che vive prevalentemente di agricoltura e dei suoi frutti. Lo fa nella consapevolezza della sua storia e delle sue tradizioni, ma con l'intelligenza di guardare al futuro. Siamo stati e siamo pionieri in tanti ambiti, dall'agricoltura alla zootecnia. Ed è per questo che noi crediamo che l'agricoltura e il caciocavallo possano per noi rappresentare un volano di sviluppo. Quale migliore occasione per conoscere questo fantastico borgo che venire oggi, domani, a visitare Castelfranco e a partecipare alla grande festa del caciocavallo.